Uno spettacolo di sport, di integrazione, di divertimento e di gioventù. Tutto questo è stata l'edizione 2022 di ABBA UABBA Plus, andata in scena al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. L'evento, che si ripete ormai da 14 anni, rappresenta la più grande ed importante manifestazione di pallanuoto giovanile riservata ai bambini provenienti da ogni angolo del globo. Il Bella Italia Village ospita tutte le squadre iscritte alla manifestazione. Per una settimana, bambini, allenatori e dirigenti vivono insieme in un'atmosfera di festa. Il festival si articola in due competizioni, Under 9 e Under 11, a cui partecipano squadre maschili, femminili o miste. L'evento attrae squadre da diversi continenti e paesi e offre uno scenario perfetto per la promozione della solidarietà senza discriminazioni di sesso, di origini etniche, di fede e di cultura. La ABBA UABBA International Festival unisce le persone, centinaia di bambini, allenatori e genitori provenienti da tutto il mondo che parlano lingue diverse e possiedono culture differenti, ma che partecipano tutti assieme a una competizione internazionale per divertirsi. ABBA UABBA è l'acronimo di Happy Baby Water Bowl e dalla prima edizione, nel 2008 ad oggi, ha visto la partecipazione di club provenienti da 25 paesi diversi. Nel solo 2019 il festival ha radunato 136 squadre, oltre 1500 bambini e più di 4000 partecipanti totali. Numeri importanti, come conferma il presidente di ABBA UABBA, Bruno Cuffino. Una sorta di rinascita dopo due anni bui. Il primo buissimo, quello della... del 2020, dove è stato impossibile fare non soltanto la nostra manifestazione ma disputare tantissimi altri eventi importanti, come addirittura i giochi olimpici sono stati spostati eccetera, e nel 2021 una ABBA UABBA micro, diciamo, con una buona partecipazione di squadre ma ben lontana dai grandi numeri. Finalmente oggi respiriamo di nuovo quest'area festosa di tanti bambini all'interno del villaggio, squadre provenienti da tutto il mondo. Non siamo a livello del nostro storico record toccato intorno nel 2019, dove abbiamo portato qui quasi 200 squadre, ma ci stiamo avvicinando abbastanza. Diciamo, questo è un po' nello spirito dell'associazione Waterpolo Development, che è l'associazione che ha letteralmente inventato questo gioco ABBA UABBA. Il nostro scopo è quello di diffondere la pallanuoto nel mondo e di migliorarla laddove già esiste, laddove può essere migliorata. La risposta che ci hanno dato gli egiziani è una risposta eccezionale. L'Egitto è un paese dove questo sport è molto molto praticato. La rappresentanza egiziana è venuta quest'anno sia nella settimana del festival sia in questa settimana del 14 è stata notevolissima, superava di gran lunga le 120-130 unità, con sorprendenti risultati, non soltanto risultati ma anche per una piacevolezza di gioco che nessuno di noi si sarebbe aspettato. E per noi è stato un bel segnale anche di discontinuità, perché solitamente le squadre vincitrici sono quelle là che appartengono a paesi tra virgolette pallanuotisticamente più evolute. L'Egitto è stata una sorpresa piacevolissima e noi ci speriamo che nelle prossime edizioni se ne possa avere anche qualche altra. La storia dell'ABBA UABBA è ricca di bimbi che hanno iniziato qui il loro percorso e l'hanno proseguito poi chiaramente dopo nei club di appartenenza e sono arrivati nelle squadre nazionali di tanti paesi, compresa la partecipazione ai giochi olimpici. Diciamo che il nostro è un trampolino di lancio interessante, non tanto sul piano tecnico ma per quello che riguarda l'entusiasmo che si legava ai bimbi, che poi è fondamentale nella pratica sportiva. Un bambino che non ama il proprio sport alla lunga smette, anche se ha delle qualità. ABBA UABBA ha il potere magico di coinvolgere anche l'anima dei bimbi e tornano a casa con una grande voglia di fare, e questo spesso si traduce in passi da gigante in avanti sotto il profilo tecnico e anche della crescita atletica. I numeri sono che noi tra le due manifestazioni, quella della settimana scorsa e quella di quest'anno, siamo arrivati a 153 squadre. Puntiamo a raggiungere i 200 l'anno prossimo. Siamo fiduciosi nella spinta che ci può dare anche il villaggio Bella Italia in questo, perché diciamo che i nostri numeri possono aumentare anche con la possibilità di usare più vasche. E
con qualche piccolo accorgimento, specialmente in qualche vasca che adesso viene usata solo per i bimbi, ma che potrebbe essere con qualche piccolo accorgimento usata sia per i bimbi che per i più grandi, potremmo incrementare i nostri numeri. L'Italia è un paese a grande tradizione polvanotistica, quindi non ci possiamo lamentare. Devo dire che noi abbiamo un po' la presunzione che da quando abbiamo inventato questo gioco il numero dei praticanti la pallanuoto è salito in maniera esponenziale. Prima della Bawabba i bimbi incominciavano a praticare la pallanuoto intorno ai 13-14 anni e c'era perché facevano prima un bel po' di anni di nuoto e poi si dedicavano alla pallanuoto. Questo comportava una moria, tra virgolette, di bimbi che magari abbandonavano e il nuoto perdeva questi bambini a favore di altri sport tipo il calcetto per bimbi, tipo il mini volley, tipo il mini basket, che un bimbo all'età di 8 anni, che è l'età in cui noi iniziamo a spingere le squadre a organizzare i propri bimbi e portarli qua, questa è una fascia d'età dove i bambini fondamentalmente vogliono giocare. E il fascino di una palla in acqua è magico. Questo ha fatto appassionare tanti e tanti bambini e sono di conseguenza aumentati anche i numeri di tesserati. Pallanuoto e nuoto fanno parte della stessa famiglia. Certo, sono due sport differenti per certi aspetti, come la differenza che esiste tra il calcio e l'atletica, oppure tra il rugby e l'atletica. Cioè là si corre e si gioca con una palla, qui si nuota e si gioca con una palla, però abbiamo in comune l'acqua, sono due sport diversi, però allo stesso tempo sono anche due sport complementari. Infatti questa è una struttura unica in Europa, nel mondo non lo so, però sicuramente in Europa. Noi allo stato non possiamo immaginare una Bawab che non abbia una vocation diversa, che abbia una vocation diversa da questa qui. La magia che si vive quando tutti i bimbi coinvolti nella manifestazione vivono in un unico villaggio, si incontrano, si scambiano le magliette, si scambiano anche qualche piccola botta in acqua e poi si ritorna a essere amici, dà un senso di villaggio olimpico. E questo per un bimbo, si può immaginare che cosa significa per un bimbo che appartiene alla fascia d'età che va dai 10 ai 13 anni. Il Bogliasco ha vinto il torneo femminile e il Posillipo ha conquistato il primo posto in quello maschile, vincendo l'ultima partita dell'evento dedicato alla categoria Under 14. Giusto fare i complimenti a tutti i partecipanti. Sentiamo le parole di Christian André, dirigente di una delle formazioni presenti ad Abawaba 2022 a Lignano. Sì, sì, i numeri sono assolutamente molto vicini a quelli pre-Covid ed è stato per noi una grande soddisfazione riuscire a raggiungere questo risultato in un periodo ancora molto particolare, però questo è sta a testimoniare che Abawaba è un marchio ormai riconosciuto a livello internazionale e che non appena le condizioni lo hanno reso possibile è tornato a lavorare ai suoi livelli. Ma Abawaba è un festival della pallanuoto ed è deve la sua fama proprio alla possibilità di poter far incontrare ragazzi e bambini, anzi soprattutto bambini di culture diverse, quindi non solo sportive ma di vario tipo. È sempre stato il suo punto trainante ed è il motivo per cui continua a crescere negli anni. Noi speriamo, allora in questo momento l'integrazione secondo me raggiunge ancora un valore molto più importante in un periodo in cui siamo stati tutti costretti a stare lontani gli uni dagli altri. Oggi avere la possibilità di ritornare a stare insieme, a divertirsi, a sorridere per un amore comune che è quello della pallanuoto, per noi ha significato tanto. Speriamo ancora di poter crescere in questo. Ci sono ancora tanti paesi che noi vorremmo poter coinvolgere e far essere presenti qui. Lavoreremo perché questo accada. Nasce innanzitutto dalla una considerazione: il futuro di questo sport è nei bambini e nel modo in cui noi riusciamo a crescerli e a farli appassionare a questo sport. Partendo da questo assunto abbiamo sempre cercato di realizzare un concept, diciamo così, che potesse riunire i bambini e avvicinarli alla pallanuoto anche con regole diverse, sperimentali, che servono poi anche a far crescere il movimento pallanuotistico. Abawaba nasce per questo, ripeto, per sviluppare
e promuovere la pallanuoto e promuoverla nel mondo che noi riteniamo ideale, che è quello dei bambini, perché solo se riusciamo a far appassionare un numero elevato di bambini troveremo poi tante persone che vengono in piscina a vedere le partite dei più grandi, e che quindi questo farà crescere l'interesse generale per il nostro sport. Il livello delle prime squadre è alto, ovviamente non è questa la finalità della Bawaba, come dicevamo, ma è quella di promuovere l'interesse per la pallanuoto e l'amore per la pallanuoto nei bambini e nei genitori che accompagnano questi bambini. Però è chiaro che poi le squadre che arrivano nelle prime posizioni hanno giocatori che già giocano la pallanuoto. L'orgoglio di Abawaba è che, se noi andiamo ad analizzare, ci sono tantissimi giocatori che sono passati da queste vasche, da questo festival, e oggi sono giocatori che sono affermati, giocano nelle nazionali. È sempre stato così, sarà sempre così, perché più cresce Abawaba, più cresce l'interesse non soltanto della base ma anche delle società forti, che vogliono che i loro giocatori si confrontino con la realtà di altre nazioni. A questo evidentemente fa crescere il livello generale del torneo. Abawaba nasce per promuovere la pallanuoto soprattutto nelle realtà in cui si fa più fatica, per una serie di motivi che ovviamente non stiamo qui ad analizzare, e credo che questa cosa che è stata da te sottolineata sia una cosa meravigliosa. Cioè, una squadra egiziana che vince il torneo Under 10 è un messaggio meraviglioso.